Buon pomeriggio, oggi è mercoledì 23 marzo del 2016. L'argomento di oggi è la paura. Ah, questo mostro che ancora attanaglia il cuore e la mente di tante persone che in realtà dovrebbero vivere come persone libere dalla paura. La paura ti blocca, la paura ti impedisce di essere ciò che sei veramente. La paura non riesce a farti vedere oltre, la paura ti paralizza, come si scriveva oggi. La paura addirittura ti fa invecchiare perché non ti permette di esprimere realmente tutto quello che hai dentro e tutto quello che in realtà Dio ti ha chiamato a fare, tutti quei doni, tutti quei talenti meravigliosi, quella chiamata, quei propositi che Dio ha dato dentro il cuore di ogni persona. Non parlo soltanto di persone credenti, persone che frequentano comunità, eccetera, eccetera. Io parlo del genere umano. Il genere umano, ho visto nella mia vita così tante, tante, tante persone che sono attanagliate, sono inchiodate dentro casa. Non riescono a esprimere le loro emozioni, i loro sentimenti, paura di quello che gli altri possono dire, pensare, paura di quello che si dice in giro, paura di deludere gli altri, la paura di fallire, la paura di prendersi le proprie responsabilità, la paura della malattia, la paura della morte. La paura del domani, la paura dell'incognito, la paura di lasciare le vecchie abitudini, la paura di andare ad abbracciare le cose nuove che Dio ha preparato, la paura di seguire la voce interiore, la paura di non saper andare nella direzione dei propri sogni, dei propri istinti, del proprio intuito, della visione che ognuno ha dentro. La paura è una bestia incredibile. Ed è bellissimo quel verso quando Dio parla a Giosuè e gli dice: non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non avere paura e non sgomentarti, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono con te ovunque tu andrai. In Prima Giovanni 4,18 c'è scritto proprio: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Come possiamo essere liberati dalla paura? La paura è qualcosa che è legata alla nostra debolezza, la paura di non saper riuscire a gestire le situazioni che ci stanno davanti o che ci saranno davanti, che ci staranno davanti. Quando la tua vita scopre l'amore di Dio e realizza che realmente Dio è al comando e che l'ultima parola spetta a Lui e che quando Lui inizia una cosa, Lui la porta a compimento, non c'è niente che possa fermarti, non c'è niente che possa condizionarti. Abbiamo paura a volte di come ci sentiamo, dei nostri sentimenti, e noi dobbiamo imparare a dominare i nostri sentimenti, le nostre emozioni, dobbiamo imparare a gestirle, ad amministrarle, perché se non lo facciamo noi, lo faranno loro, saranno le nostre emozioni, saranno i nostri sentimenti, le nostre sensazioni a dominare la nostra vita, a controllare la nostra vita e a manipolare la nostra vita. Noi non possiamo permettere neanche alla nostra anima di controllarci. Davide aveva capito questo. Anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Anima mia, benedici l'Eterno, tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Quante volte Davide è rimasto paralizzato, è stato condizionato dalla paura. Salmo 34 è stato scritto proprio mentre lui stava scappando da Saul e si finse pazzo davanti ai Filistei. Uomini di Dio straordinari che hanno plasmato la storia sono uomini e donne che hanno avuto paura come te e hanno avuto paura come me. Elia,
Elia, come scritto in Giacomo 5, o come scritta nella sua storia in Prima Re 17 e 18 in maniera particolare, quando dopo aver sconfitto 850 falsi profeti di Baal e di Astarte, avendo invocato il fuoco di Dio che è sceso e ha consumato l'olocausto, avendo pregato e avendo fatto arrivare di nuovo la pioggia in Israele, quest'uomo fu terrorizzato da una donna che si chiamava Jezebel e scappò e fuggì lontano. Camminò per 40 giorni per rifugiarsi in una grotta sul monte Horeb, dove poi Dio gli parlò e gli disse: ma che fai lì, Elia? Ritorna a casa e adempi il tuo ministerio. La paura è una cosa che tocca ogni singola persona sulla faccia della terra, ma abbiamo un'arma meravigliosa che ci permette di combatterla e di sconfiggerla. In Ebrei 2, dal versetto 14 al versetto 18, è scritto proprio che Gesù Cristo ha sconfitto la morte e ha distrutto colui che teneva paralizzate le persone con la paura della morte. Gesù non solo vince la paura, lui vince colui che usa la paura per paralizzare la tua vita, cioè il diavolo, il tuo nemico. Solo con Gesù possiamo sperimentare una vita libera dalle paure. A volte non è automatico, chiaramente, però possiamo vivere una vita continuamente uscendo da situazioni di paura che ci hanno intrappolato. Io dichiaro oggi nel nome di Gesù che la mia vita è libera da ogni forma e di ogni tipo di paura. Io dichiaro nel nome di Gesù che la tua vita viene liberata da ogni forma di paura e che la forza e il coraggio prendono il posto della paura, e che tu possa vedere la gloria di Dio e che possa vedere Dio all'opera nella tua vita, e che tu non sia mai più schiavo o schiava della paura, ma che colui che aveva l'impero e la forza nella tua paura possa essere ancora una volta sconfitto sotto i tuoi piedi mediante la tua vita. Alleluia. Dio ci benedica. Una buona giornata.